Gesù disse: il campo è grande, gli operai pochi, preghiamo Dio che susciti altri operai fedeli. Crea in me un cuore
spirito nuovo. Spirito nuovo.
Apriamo la Bibbia nell'epistola di Paolo ai Filippesi, al capitolo primo, dal verso 12. A Dio appartiene l'onore e la gloria. Ora, fratelli, voglio che sappiate che le cose che mi sono accadute sono risultate ad un più grande avanzamento dell'Evangelo, tanto che è noto a tutti il pretorio e a tutti gli altri che io sono in catene per Cristo. E la maggior parte dei fratelli nel Signore, incoraggiati dalle mie catene, hanno preso maggiore ardire nel proclamare la parola di Dio senza paura. Alcuni in vero predicano Cristo anche per invidia e contesa, ma vi sono anche altri che lo predicano di buon animo. Quelli certo annunziano Cristo per contesa, non puramente pensando di aggiungere afflizione alle mie catene, ma questi lo fanno per amore, sapendo che sono stabilito alla difesa dell'Evangelo. Che importa? Comunque sia, o per pretesto o sinceramente, Cristo è annunziato, e di questo mi rallegro, anzi me ne rallegrerò anche per l'avvenire. So infatti che questo riuscirà a mia salvezza mediante la vostra preghiera e l'aiuto dello Spirito di Gesù Cristo, secondo la mia fervida attesa e speranza che non sarò svergognato in cosa alcuna, ma che con ogni franchezza, ora come sempre, Cristo sarà magnificato nel mio corpo, o per vita o per morte. Per me infatti il vivere è Cristo e il morire guadagno. Ma non so se il vivere nella carne sia per me un lavoro fruttuoso, né posso dire che cosa dovrei scegliere, perché sono costretto da due lati, avendo il desiderio di partire da questa tenda e di essere con Cristo, il che mi sarebbe di gran lunga migliore, ma il rimanere nella carne è più necessario per voi. Fin qui la parola di Dio, vogliamo fermarci. E il tema, il soggetto che viene davanti a noi è evangelizzazione, evangelizzare. Sta diventando un termine che viene usato e viene usato da tutti, o che viene usato con cognizione di causa o che viene usato senza cognizione di causa. Lo stiamo sentendo proprio ai giorni d'oggi in una maniera diversa dagli anni passati. Oggi sentiamo dire a tutti: bisogna evangelizzare l'Italia, bisogna evangelizzare l'Italia, e lo sentiamo anche da quelli che avrebbero dovuto farlo da tanti secoli, quelli che si sentono di aver avuto un mandato ufficiale. Fratelli, non è polemica, è la realtà, perché questo passaggio biblico sta aprendo il mio cuore a una considerazione, quella considerazione che poi non è la prima volta che è stata fatta, una considerazione che continua a essere fatta, che gli uomini non cambiano mai. Le stesse condizioni che c'erano circa 19-20 secoli fa, ai tempi di Paolo, ci sono ancora oggi. Si parla di evangelizzazione, bisogna evangelizzare. Ma io faccio una domanda: prima di evangelizzare, ti senti evangelizzato? Hai realmente ricevuto quello che è la sostanza dell'Evangelo nella tua vita? È troppo facile dire evangelizziamo, parliamo.
e se chiediamo il significato che l'evangelizzazione ha di questo Evangelo, quanti sapranno rispondere nella maniera opportuna? Molti diranno parleremo di Gesù, ma non è sufficiente dire parleremo di Gesù, perché evangelizzare non significa soltanto parlare di Gesù, come si può parlare di un racconto, come si può parlare di una storia. La parola evangelizzazione, il termine evangelizzazione o il verbo evangelizzare sta a indicare presentare agli uomini la salvezza nel nome di Gesù. Amen. Bisogna presentare la salvezza. E se uno non è già stato salvato, se la persona che deve annunciarla non ha ricevuto salvezza, di che salvezza potrò parlare egli agli altri? Questa condizione era ancora ai tempi di Paolo. Ripeto, lo rileviamo dalle parole che abbiamo poc'anzi letto. Paolo è in catene. La chiesa di Filippi è una chiesa che sappiamo è nata dal suo ministero. Lui ha per quella chiesa, ancora come per tutte le chiese che Dio gli ha dato di costituire, di formare, di vedere sviluppate, lui ha un amore particolare. E Paolo si trova in catene, è chiaramente espresso, catene materiali, perché catene spirituali per i credenti non ci sono più, le catene del peccato furono spezzate, sono spezzate nel nome di, ditelo tutti quanti bello forte, sono spezzate nel nome di Gesù, amen. Il sangue di Gesù distrugge le catene del peccato. Qui si parla di catene materiali per dire che è in prigionia ed è prigioniero. Volete un termine più crudo, più bruttino? Paolo è in galera, ma non lo è perché ha frodato qualcuno, non è in galera perché ha fatto qualche cosa di disonesto, è in galera perché è stato fedele a Gesù, alleluia, è in galera perché si è fatto l'araldo dell'Evangelo, è in galera perché con la sua vita, col suo esempio, non ha cessato mai di annunziare la salvezza agli uomini e sta dicendo agli uomini senza mezzi termini che soltanto Gesù è quello che salva. Noi continueremo a dirlo noi anche. Solo Gesù salva. Solo Gesù salva. Soltanto Gesù Cristo salva. Alleluia. Egli è in catene. E sappiamo quanto egli ha fatto per questo ministero di evangelizzazione, di evangelismo. Egli può dire in un tempo, guai a me se non evangelizzo. Ne ha fatto una regola della sua vita. Vorrei tanto che fosse la nostra regola, fratelli miei che siete qui presenti, fratelli servitori che mi ascoltate, fratelli di altre chiese, di altre comunità. Io vorrei che ne facessimo la nostra regola, perché io credo che il lavoro numero uno della vera chiesa di Gesù Cristo, di quella chiesa che non è stata costituita dall'uomo, non è stata fatta su fondamento umano, quella chiesa che ben sapete che ha come fondamento, come roccia, soltanto Gesù Cristo, la fede piantata su Cristo Gesù il Signore. Vorrei che fosse la regola della nostra vita, che tutti potessero sentire nello spirito, questo spirito di evangelismo che ci potrebbe far dire insieme a Paolo, guai a me se non evangelizzo, guai a me. Adesso lo prendo per me, lo sto cercando di fare nella maniera più semplice, nella maniera più informale, ma sento che ogni giorno cresce in me questo desiderio sempre più grande di poter mostrare agli amici, agli uomini, il mio Signore Gesù, alleluia. Paolo è in catene, ma sa tutto, le notizie gli arrivano, non c'erano i mass media, non c'erano telegiornali che lo potessero informare, ma c'erano in compenso i fratelli che gli facevano pervenire le varie missive. E come tutti i servitori sanno, siamo sempre pronti a recepire buone e cattive notizie, riceviamo a volte delle consolazioni, ma riceviamo a volte anche dei turbamenti attraverso notizie che pur veritiere in un certo qual modo mettono il nostro animo un poco sossopra. E Paolo che cosa gli avevano detto? Possiamo evincerlo tranquillamente dal testo, senza ombra di possibile dubbio, che c'era chi si era messo a evangelizzare di Gesù, o meglio, si era messo chi parlava di Gesù, c'era chi annunciava a Gesù Cristo il figliuol di Dio. E Paolo sapeva molto bene, conoscendo quelle persone, che Gesù non l'avevano mai realizzato. Ne parlavano di Gesù, ne parlavano agli altri di Gesù,
Ma tutto questo era diventato una concorrenza per fare adepti, una concorrenza per prendere delle persone, per incamerarle in un contesto e crearne delle comunità. Mi direte che anche noi facciamo questo? No, ma noi facciamo questo soltanto per portarle a Cristo Gesù, perché il capo della Chiesa, l'unico capo della Chiesa è Gesù Cristo il Signore. Alleluia! E lì Paolo sente queste notizie, ne sente anche di consolanti, che data la sua condizione di catene, di prigionia, da dove lui non si può muovere, altri fratelli hanno avuto più coraggio di evangelizzare. Notate che queste cose, invece di fare l'effetto che molte volte gli uomini si prefiggono, hanno un effetto completamente contrario. Ai tempi della persecuzione della primitiva Chiesa, d'altronde, sono state scritte lunghe pagine di sangue e di storia, di cristiani, e mentre ne moriva uno perché veniva sbranato dai leoni o veniva ucciso in altre maniere, ne sorgevano quanti? Tanti fratelli, tanti servitori. E credete che oggi cambierebbero le cose? No, fratelli miei, per ogni servitore che se ne va a casa in una maniera o nell'altra, anche di morte violenta, ne nascono tanti altri. E Paolo nella sua catena apprende la buona notizia e dice: sì, ho saputo che le mie catene hanno fatto bene ad altri. Non so quanti di noi saremmo disposti a dire: Signore, se farà bene agli altri, mettici pure in catene. Permette agli altri di metterci in catene. Il Signore non mette in catene, permette agli altri di metterci in catene. Certamente bisogna avere una grande fede, una grande visione davanti agli occhi. Non si possono esprimere queste parole con grande semplicità e superficialità, ma bisogna essere realmente consapevoli di quello che si dice. E l'apostolo lo era consapevole, era contento, dice: sì, nelle mie catene però i fratelli hanno trovato l'ardire, hanno sentito il calore, sono usciti allo scoperto, hanno continuato a evangelizzare. Quello che prima magari lo facevo solo io e pochi altri, adesso lo fanno tanti altri. E fra questi tanti altri, poi ci sono quelli che lo fanno per contesa, lo fanno per invidia. Ma l'apostolo alla fine conclude: ma lo faranno per contesa, lo faranno anche per invidia. Una cosa è importante, vogliamo unirci anche noi a questo pensiero apostolico? Una cosa è importante: che sia innalzato, che sia predicato il nome di Gesù Cristo. Alleluia. Amen. Amen. Gloria al nome del Signore. E questo è importante, succede anche ai giorni d'oggi, ai nostri giorni. Adesso sentiamo questo eco, e sentiamo un eco abbastanza profondo, e sentiamo dire spesso per televisione, per lo stesso mezzo televisivo, sulle reti nazionali, sentiamo quelli che per tanti anni non hanno mai e mai pensato di evangelizzare, che per tanti anni è stato anche negato la lettura della Bibbia. In realtà non abbiamo da temere di nessuno, fratelli, perché in realtà, e oggi li sentiamo dire: dobbiamo evangelizzare l'Italia. Che il Signore dia grazia che sia fatto, come diceva Paolo, perché ce ne sono anche tanti altri che lo fanno con un animo ben disposto. Amen. Che il Signore benedica quelli che hanno un animo ben disposto a proclamare il messaggio della salvezza, portandolo gli uomini, conducendoli, incanalandoli verso la vera fede, e la vera fede è soltanto in Gesù Cristo il Signore. È parola di Dio, non sono parole mie, non sono io che me lo sto cercando. Sì, troveremo tanti che lo faranno soltanto per contesa, tanti che useranno i nostri stessi modi di pregare, tanti che useranno i nostri stessi modi di innalzare il Signore, tanti che parleranno i nostri linguaggi, che siano in buona fede, che siano di buon animo. Il Dio li benedica, che lo facciano per contesa, che lo si faccia per confondere e dire siamo tutti quanti uguali, se lo vedranno col Signore. L'importante per noi come cristiani dovrà avere il desiderio che ovunque nella nostra nazione, in ogni angolo della nostra nazione e nel mondo, sia proclamato, sia innalzato il vessillo di Gesù Cristo il Signore. Amen. Certamente non tutti i soldati arruolati in un esercito lo fanno perché hanno sentito la chiamata.
molti gli è stata imposta la chiamata. In un esercito vengono chiamati tutti i cittadini a concorrere, e chiaramente non tutti quanti. In caso di una guerra sono cittadini che sentono la disponibilità, la disposizione di poterlo fare con un senso veramente di onore e di amore. Molti lo fanno perché sono obbligati a farlo, ma obbligati o non obbligati non stiamo a noi a giudicare e né a stabilire. Noi abbiamo in cuore una sola cosa, e che questa è una norma che sta diventando per tutti i conduttori, tutti i nostri collaboratori e i fratelli compagni d'opera. Abbiamo il desiderio che l'Italia venga raggiunta, che ogni angolo dell'Italia sia evangelizzato, cioè sia portato il messaggio della salvezza, e che milioni e milioni, se non tutti gli italiani, potessero ricevere veramente, veramente, ripeto, veramente, avverbio che sa significare senza dubbio, veramente, senza illusioni, veramente, senza infatuazioni, la salvezza che è nel nome di Gesù. Alleluia. Guai a me se non evangelizzo, diceva Paolo, vero? E dovremmo avere questa regola della vita, e ogni chiesa, anche le piccole chiese, anche i piccoli nuclei, devono sentire questo nel cuore. Permettetemi questo appello che vada alle cellule più piccole di credenti, quelli che si riuniscono a volte sono soltanto poche anime, che dicono: come faremo noi a evangelizzare? Paolo evangelizzava anche da solo, ma mi direte l'apostolo Paolo, ma Paolo ha ricevuto quello che ha ricevuto, siamo d'accordo, ma Paolo aveva lo stesso Spirito Santo che abbiamo noi, Paolo ha lo stesso Gesù che è il nostro stesso Gesù, e che Paolo sia stato abbondato di una particolare benedizione e unzione divina, ma ha dovuto dare anche tanto della sua vita. Paolo è adesso in catene, ma successivamente, secondo la storia, sappiamo che ha concluso il suo ministero, l'ha concluso dando proprio la vita per il Signore. Ma già qui ne parla, qui dice: io sono stretto da due lati, io ho due desideri nella vita, io sono richiamato da due condizioni, come se si trovasse fra due poli, lo attraeva uno e lo attraeva l'altro. Dice: il mio primo desiderio sarebbe di partirmi da questa tenda, e non parlava della tenda, parlava del suo corpo, sarebbe quello di lasciare questa vita terrena, perché Paolo lo sapeva quello che andava incontro. Paolo sapeva che cosa c'era dopo la morte. Voi lo sapete che c'è dopo la morte, voi tutti lo sapete che c'è dopo la morte, e forse fra quelli che ci ascoltano ci stanno tanti che lo sanno, e se non lo sanno glielo ripetiamo. Dopo la morte Paolo si aspettava di incontrare il suo Salvatore, di incontrarlo in paradiso, di avere un incontro con Gesù e di rimanere con lui lì in paradiso. E quindi diceva: la morte mi è guadagno. È un'espressione che pochi possono pronunciare. La sua fede era così ferma nel Signore, ma vi direte anche le sue rivelazioni. Lui ne conosceva qualcosa, forse questa fede viene influenzata anche dalle benedizioni che Dio ha dato a Paolo, che Dio vuol dare anche a noi, vuol dare anche a noi. Vi ricordate le parole che ebbe ad esprimere: io conosco un uomo, se col corpo o senza il corpo, io non lo so, il Dio lo sa, il quale è salito fino, continuatelo, fino cielo, e poi dice paradiso. È scritto paradiso. Non stiamo a indicare gli strati d'atmosfera come viene usualmente fatto secondo quello che è, diciamo, la meteorologia o la scienza, ma si parla indubbiamente in una maniera spirituale. E quest'uomo, egli non disse che era lui, ma non disse nemmeno che non era lui, e la maggior parte dei cristiani siamo consapevoli che era lui che non voleva innalzare la sua persona. La maggior parte dei cristiani crediamo che era lui, che il Signore lo rapì nello spirito e gli fece vedere un anticipo, un piccolo anticipo. Quanti di voi state pensando: Signore, faccelo vedere anche a noi? Quanti ci sono che vorrebbero avere questo anticipo? Vediamo. Io per primo. Alleluia, se Dio lo vorrà. Ma per fede vediamo tutti questa visione, per fede questo anticipo ci viene, e ci viene con la speranza, vero? Alleluia. Egli poté dire: ho visto cose ineffabili che non è lecito
di riferire, che l'uomo non può concepire. Non che Paolo non vuol dirci, è rimasto un segreto che se l'è portato con lui, ma sarà un segreto relativo, perché quando ci darà da scoprirlo lo scopriremo personalmente. Amen. Lo scopriremo personalmente. Lui è stato rapito, il Signore gli ha dato grazia, come tanti altri servitori abbiamo le loro biografie nei secoli successivi. Ce ne sia più di uno anche fra le donne che hanno fatto questa piccola esperienza, grande esperienza, piccola che sia, piccola forse nel tempo, grande in quello che è, che hanno visto qualche cosa che andremo a godere nell'altra vita. Ma la visione più chiara l'abbiamo attraverso questa parola. Ci basta la parola? Ci basta la parola di Dio? Ci deve bastare. Questa è parola di Dio. Dio non mente. Dio non mente. Alleluia. E Paolo, probabilmente proprio ricordando quello che ha visto, per l'esperienza della vita qua giù, vengono momenti anche che la sofferenza è tale e tanta, specialmente nel suo caso, sofferenza ministeriale. Sì, c'è una sofferenza che è ministeriale, cioè che deriva dal ministerio. E i servitori di Dio conoscono questo tipo di sofferenza. Chi in percentuale più bassa, chi in percentuale più alta, è qualcosa che conoscono tutti i servitori di Dio e conoscono tutti quelli che si muovono per servire il Signore. Amen. E Paolo ne soffriva di tante cose. Quante volte era additato agli uomini? Credete che Paolo non sia stato mai criticato da nessuno? È stato criticato in una maniera senz'altro superiore a noi. Paolo è stato calunniato. Lo stesso Pietro deve prendere la difesa di Paolo e deve dire in una sua epistola: il nostro caro fratello Paolo, che molti non riescono a capirlo, che non riescono a comprenderlo, gloria a Dio, è da testimonianza dell'apostolo. Ed è anche più che logico che l'apostolo dice: sono stretto da due necessità, ma io preferirei la prima, quello che io potessi lasciare questa tenda, potessi lasciare questo corpo e andarmene al mio Signore. Ma poi ce n'è un'altra necessità, che è quella che so che sono ancora, posso essere ancora usato per il servizio del Signore, che posso essere utile verso di voi. E mentre il mio desiderio più grande è quello della partenza, c'è l'altro desiderio, che o più che desiderio, è la necessità che mi fa dire: beh Signore, probabilmente ha detto queste parole, non esattamente le leggiamo, non possiamo leggere tutto ciò che ha detto Paolo, soltanto in minima parte, ma avrà detto: Signore, se devo ancora servirti su questa terra, se posso essere utili ai fratelli di Filippi o di Tessalonica o di un'altra parte del mondo o di Roma, Signore, dammi ancora del tempo da vivere che io possa continuare nel servizio per la tua gloria, per l'avanzamento del tuo regno. È lecito a un cristiano fare questo tipo di preghiera? Voglio farvi questa domanda. È lecito? È lecito ai cristiani fare questo tipo di preghiera? Io vi dico di più, non è soltanto lecito, è un sacrosanto dovere, perché la vita del cristiano vero, del servitore arreso, è una vita che non è più una vita egoistica, ma è una vita altruistica, e che in parole più semplici sta a significare che nell'esempio di Gesù il cristiano o la cristiana o i cristiani che vogliono servire, devono servire il Signore, sono più pronti a dare che a ricevere. Sono più pronti a dare che a ricevere. Che ne dice di questa comunità? Siamo pronti a dare? A dare. A dare. Dare non significa soltanto i soldi. Dare significa il tempo, la vita, le ferie, i propri pensieri, la propria disponibilità, i momenti che riteniamo i più belli. Siamo pronti a darli agli altri, perché quando lo diamo agli altri l'abbiamo dato al Signore. Amen. Vi ricorderete le parole che il Signore ebbe a dire quando fece la selezione da destra a sinistra tra i capretti e gli agnelli, e quando andò vicino a quelli che riteneva che erano quelli che erano stati selezionati perché erano quelli che hanno fatto la sua volontà, e disse:
tu mi hai dato da bere. E quello diceva e ha ripetuto, ma io non mi ricordo di averti dato da bere. Tu mi hai dato da mangiare, ma io non ricordo che mi hai dato da mangiare. Tu mi hai rivestito, ma io non ricordo. Tu mi hai visitato, ma io non mi ricordo. Ma quando tu lo facevi a uno dei miei minimi, tu lo hai fatto a me, tu lo facevi a me. È più bello il dare che il ricevere. Io credo che la Chiesa, adesso voglio mettere una parentesi, perché voglio riferirmi con questa parte di messaggio specificamente al corpo di Cristo, quello di cui abbiamo predicato tante volte, corpo costituito dai credenti nati di nuovo, di acqua e di spirito, credenti non di nome ma di fatto, credenti che non parlano di Gesù per contesa o per invidia, ma perché lo hanno realizzato, ne hanno fatto il Signore della propria vita. Voglio dire, Chiesa di Gesù, quello che devi imparare in questi giorni è che lo Spirito ti comanda e che tu impari meglio la lezione del dare. Mi si dirà, ma la Chiesa già dà. Io voglio in questo momento sottolineare quello che è un peso spirituale che sento nel mio cuore, che la Chiesa dà sotto i vari aspetti, ma dà soltanto una breve, una piccola percentuale, perché la Chiesa di Gesù Cristo è chiamata a dare molto, molto di più. Gesù ha dato tutto? Non ha dato una parte Gesù. Gesù non ha dato una percentuale della propria vita. Sto parlando, ripeto, in termini finanziari, anche se il termine finanziario accompagna anche la predicazione dell'Evangelo. Sto parlando in quello che è il dare in tutti gli aspetti, dare a Dio ma dare al prossimo, in quello che è la realtà di un Vangelo vero, autentico, che parla di salvezza, ma che coloro che lo ricevono, essendo salvati, vivono in novità di vita, vivono con una mente nuova che è la mente di Gesù Cristo, con i pensieri di Dio. Alleluia! E alla Chiesa, e a questa Chiesa, cominciando da questa Chiesa, è chiesto dallo Spirito Santo di Dio che dobbiamo dare di più. Se l'egoismo è uscito fuori nel momento della salvezza, se nel momento in cui noi abbiamo ricevuto e ci siamo visti talmente abbondati da Dio, talmente coperti dalla sua misericordia, talmente coperti da avere un cuore grato a Dio, e chi non ha un cuore grato a Dio? Chi questa sera non può dire io ho il mio cuore che esprime gratitudine al mio Dio? Chi lo può dire? Tutti possiamo dirlo, sì o no? Amen. Siamo grati a Dio. Gloria al Signore. Perché abbiamo espresso queste parole? Perché abbiamo visto che Egli ci dava tutto. Egli ha dato tutto. Cosa ci ha dato Gesù? Cosa ha dato Gesù? Ha dato tutto. Si è risparmiato nel dare insegnamenti? Si è risparmiato nell'annunciare il regno di Dio? Si è risparmiato nel chiarire e nel dare motivo di dottrina e di sana dottrina per una crescita? Non si è risparmiato. Ha dato tutto, fino a dare anche la sua vita umana sulla croce, sul Golgotha. Chi non lo sa? Anche i cristiani storici lo sanno. Anche quelli che sanno solo la storia di Gesù e non l'hanno mai incontrato sanno che Gesù ha dato la vita sulla croce, è vero o no? Alleluia! Lo sanno anche quelli che non sono cristiani, quelli che appartengono ai vari credo. E molti dicono, ma sono la stessa cosa, abbiamo lo stesso Dio. Ma non è sufficiente avere lo stesso Dio, dobbiamo avere lo stesso Salvatore, Gesù Cristo, alleluia! Anche questa è confusione di Satana, non si può dire, siamo insieme alle altre religioni perché lo chiamano in un'altra maniera e tutti chiamano che è Dio, perché non basta avere Dio, bisogna aver ricevuto lo stesso Salvatore. E l'unico Salvatore si chiama Gesù Cristo. Gesù Cristo, l'Emmanuele, Dio con noi. Amen. Gesù diede tutto se stesso. E questo esempio è stato seguito da chi? Anche Paolo. Paolo è in catene. Paolo non si risparmia. Paolo ha dato il suo tempo. Paolo ha dato la sua carriera. Devo ricordarvi chi era Paolo? Prima della conoscenza, il Saulo da Tarso, chi era? Ve lo devo ricordare chi era Saulo? Saulo era un personaggio ben visto, era un fariseo che aveva dei poteri da parte dei sacerdoti, stimato, acclamato,
e nel mondo della società di allora doveva avere un posto di preminenza. Aveva anche il suo bel cavallo, forse non ne aveva soltanto uno, probabilmente aveva anche una bella casa. Non sappiamo se la storia, qualcuno dice che fosse vedovo, qualcuno dice che non si è mai sposato, non vogliamo indagare in tutto e per tutto, ma chissà anche quante donne aveva Paolo, o Saulo, non Paolo. Tutto era ai suoi piedi, chissà quanti onori, ben voluto, rispettato, intelligente, aveva anche una bella cultura, aveva studiato ai piedi di Gamaliele. Indubbiamente però aveva un cuore sincero. Gli è bastato che gli fosse annunziato l'Evangelo. Adesso tutti vi si indirizzeranno. Ci è stato annunziato l'Evangelo? Perché non gli è stato annunciato, non è stato evangelizzato Paolo? È stato o non è stato evangelizzato Paolo? Chi è stato a dare l'Evangelo a Paolo? Sulla via di Damasco fu proprio Gesù, colui che egli non credeva e di cui perseguitava i cristiani, i discepoli. Fu Gesù ad evangelizzare direttamente Saulo. E cosa gli disse? Ricordate le parole? Messaggio semplice. Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? Si trova scoperto. Il Signore continua a scoprire i cuori ampollosi, i cuori che si sentono tutti a posto, quelli che non hanno bisogno di questo Evangelo, non hanno bisogno di questa predicazione, ce ne sono tanti in Italia, fratelli miei, si sentono tutti ben coperti dal loro mantello di religiosità e non sanno che c'è anche uno spirito dell'inferno che si chiama spirito religioso, che impedisce a Dio di operare. Signore, ed è bella, o meglio, darci a tutti quanti l'autorità, come ce la dai per la parola, ma da poterlo realizzare per fede, l'autorità di debellare lo spirito della religiosità, che è uno spirito sottile, è uno dei più infamanti dell'inferno. Quanti si sentono nel loro mantello, anche Paolo si poteva sentire così, perché in fin dei conti eseguiva gli ordini dei sacerdoti, andava lì per mettere in catene, per portare in prigione i cristiani, o per vedere uno Stefano ancora martoriato dalle pietre, o vedere un Giacomo infilzato a fil di spada, o chi che sia. Ma quel giorno il Signore cosa gli disse? Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? Chi sei, Signore? Sono proprio quel Gesù. Sono quel Gesù che tu perseguiti. E Saulo divenne Paolo. Rinunciò alle sue carriere, rinunciò alle acclamazioni, rinunciò al guadagno. Sappiamo che ha lavorato addirittura come fabbricante di tende per non appesantire i cristiani. Ha fatto ogni sorta di lavoro, è stato sempre sul pericolo di perdere la propria vita. Ha dovuto fuggire da un posto all'altro, tante volte aiutato dai fratelli. Ha dovuto addirittura superare le mura delle città. Non ha dato se stesso, non ha avuto una famiglia, ha rinunziato anche ai piaceri naturali, quello di una moglie, quello di avere una propria famiglia. Lui si dichiara eunuco per Cristo, per la causa dell'Evangelo. Egli si è dedicato all'insegnamento, per la guida di Dio, ha ripreso quando doveva riprendere, ha insegnato, ha amato, ha dato l'esempio, come l'ha fatto Gesù. Lo troviamo in catene, che ancora si combatte e dice: sarebbe più bello andarmene, ma sono chiamato a rimanere ancora perché sarò ancora utile, sento di essere ancora utile per la causa di Cristo, per i miei fratelli, per le mie sorelle, per la mia famiglia spirituale. E poi alla fine, secondo la tradizione, e gli dà anche la sua vita per amore di quel Signore e per amore di quei fratelli, per amore di quelle sorelle, discepolo perfetto di Gesù Cristo, il Signore, il Maestro, il Re dei Re. Gloria al nome del Signore. E tu, Chiesa, popolo di Dio,
popolo che realmente conosci Dio, popolo che hai sperimentato la potenza di Dio, l'amore di Dio. Cosa stai dando al Signore? Quanto stai dando al Signore? Che Dio ci dia grazia di poter dare di più, perché è più bello il dare che il ricevere. Amen. Lo vogliamo dare ai nostri amici. Noi stiamo dando la nostra piccola offerta attraverso il servizio televisivo. Questa parola che raggiunge tanti cuori. Sì, è una parola che sta in tutte le scritture. Tante Bibbie. Grazie al Signore oggi la Bibbia si trova dappertutto. Ma tante volte rimane nella Bibbia la parola. La parola deve uscire fuori dalla Bibbia. Deve entrare nei cuori. E deve rimanere nei cuori. E questo compito lo sento io, lo sentiamo tutti quanti insieme. Amen. Anche questo è dare. Anche questo è dare. Poco. Vogliamo dare di più? Vogliamo dare di più? Io personalmente prego il Signore che ci dà più opportunità, più canali. Non possiamo sperare sui canali nazionali. Non possiamo sperare secondo l'uomo. Ma le cose impossibili agli uomini, le cose impossibili agli uomini sono possibili a Dio. Ma noi siamo già grati al Signore se potremo raggiungere tante persone attraverso anche tanti, tanti canali, piccolini, medi, come il Signore vuole. Anche i canali grossi ci sono difficili, ma ci diranno, qualcuno però lo fa, ma ci sono altri fondi, altre possibilità. Ma non ci sottraiamo a quello che è la chiamata divina. Non ci sottrarremo mai. Altri lo fanno. Altri lo stanno facendo. Che lo facciano per invidia, che lo facciano per copia, che lo facciano e soprattutto che lo facciano con animo disponibile, con desiderio santo. E Dio benedica tutti quanti. L'importante è questo, che venga predicato il vero Vangelo, il messaggio di salvezza, e che coloro che non hanno speranza e coloro che non credono più a niente possono credere veramente. Perché io poi penso questo, che ci sono tanti che dicono io non credo più a niente, ma io mi chiedo e ti chiedo, ma tu hai mai avuto una vera fede nel tuo cuore, nella tua vita? Perché io credo che chi ha avuto la vera fede, che è un dono di Dio che viene dato dallo Spirito Santo del Signore, non potrà buttare mai via quella fede, rimarrà nel suo cuore, nel suo intimo. Amen, fratelli miei, lo credete anche voi? La vera fede non ci fa dire non credo più in niente. Chi ha realizzato il vero Gesù, che ha avuto la nuova nascita, sa di essere una persona completamente nuova, sa che è stato trasformato dalla mano di Dio, vede in se stesso che le cose non erano quelle di un tempo. E non si può buttare tutto alle ortiche. Non si può dire io non credo più a niente, o può essere un atteggiamento, un'espressione che poi sarà abbandonata. Ma com'è più bello che i cristiani non dicono mai questo? Non è più bello dire Signore accrescici la fede? Lo vogliamo dire insieme, vogliamo alzarci agli piedi? Vogliamo dirlo insieme? Signore accrescici la fede, voglio sentirlo bello, forte. Signore accrescici la fede, dillo anche tu davanti al tuo televisore, dunque tu sei, Signore accrescimi la fede. Signore disponimi più a dare, più amor per te, più amore per il mio prossimo. Vogliamo dirlo anche questo insieme? Più amor per te, più amor per te, più amore per il mio prossimo, più amore per il mio prossimo, più amor per te, più amor per te. Questo è Gesù, il nostro Gesù. Questa è la sua parola. Questi sono i suoi pensieri. Cristo è la risposta, Cristo è la speranza. Cristo è il meraviglioso destino di coloro che credono e che continueranno a credere alla gloria di Dio. Vogliamo chinare il nostro capo. Padre celeste, Padre santo, Padre giusto, Padre d'amore, vengo a te nel nome di Gesù.
non ho niente di bello da offrire, Signore. Ho detto spontaneamente quello che hai messo nelle mie labbra, non per colpire nessuno, ma affinché la tua parola possa germogliare una fede sincera, onesta. E se ci fossero anche chi vuole evangelizzare per contenzione o per invidia, tu sei potente, Signore, di convertirli a te e che possano continuare a predicare per una fede sincera, ardente. Unisci tutti i figli tuoi, Signore, unisci tutti coloro che, lavati dal sangue dell'agnello, stanno purificando e purificano ogni giorno la loro anima nel tuo grande cospetto meraviglioso, Signore, vivendo pure una vita qua giù in mezzo a mille difficoltà, a triboli e spine, a malintesi, a fraintesi, a calunnie e situazioni varie. Nonostante tutto, è questa fede luminosa che tu ci hai donato, Signore, che porterà avanti tutti i tuoi figliuoli, tutte le tue figliuole, tutti i tuoi servitori, tutti coloro che sanno di vivere con uno scopo preciso, un obiettivo che non ha uguali, quelli che possono esprimere nel concetto più spirituale della parola l'espressione di Paolo: la morte mi è guadagno, il mio vivere è Cristo. Signore, per quanti questo messaggio potesse risultare incomprensibile, per quanti non riuscissero a concepirlo, a ritenerlo, allarghi i loro cuori, la loro mente e fatti realizzare, e fatti continuare a realizzare coloro che già ti hanno realizzato. Signore, dai uno spirito evangelistico a tutta la tua Chiesa universale. Oh, tu già ce l'ha dato, ma mettilo in risalto, Signore, che ogni responsabile di comunità, che ogni conduttore possa comprendere che non è più tempo di perdere tempo, ma che la tua parola ha predicato in ogni maniera, in ogni luogo, con ogni mezzo, questa parola semplice, questa parola che è spirito e vita, questa parola che trasforma, questa parola che dà speranza, questa parola che mette pace, questa parola che dà gioia. Padre, ti preghiamo per la nostra nazione, per la nostra regione, ma soprattutto per la nostra nazione al nord, dove c'è ancora tanto benessere e poco interesse per quello che la tua parola, Signore, scongela questa parte di popolo e interessali a te, e la parte del sud dove tante difficoltà e anche tanta violenza, anche tanta ignoranza spirituale e tanta idolatria continua a separare delle masse da te, Signore. Stendi la tua mano di misericordia e d'amore, Signore, fatti conoscere come Paolo, come Gesù si fece conoscere da Paolo sulla via di Damasco. Signore, fatti conoscere, e noi sappiamo, io so che tu già lo stai facendo, ma lo farai di più nei prossimi giorni. Grazie, Padre. Continua a benedire coloro che ci danno possibilità di poter espletare questo ministero televisivo. Sappiamo che la nostra sicurezza è soltanto in te. Non abbiamo certezza di un canale, non abbiamo certezza di averlo per sempre, non abbiamo nessuna di queste certezze, ma noi ci confidiamo in te. Benedice coloro che ancora ci danno questa possibilità di poter annunciare la tua parola, che tu ben sai, Signore, questo annuncio è scevro da egoismo e da interessi umani, scevro da gelosie e da invidie, ma è proclamato in semplicità per amore del tuo nome, in Cristo Gesù, il benedetto in eterno. Thank you.